भक्ति वैभव पूरी गोस्वामी श्री गुरु महाराज एंड प्रे हिज कॉजलेस मर्सी देन आई ऑफर माय अन्नमुरु सष्टांग नमो प्रणाम टू माय ऑल शिक्षा गुरु एंड परम गुरुदेव जगत गुरु श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद एंड प्रे दे हिज कॉजलेस मर्सी एंड आई ऑफर माय सष्टांग नमो प्रणाम टू ऑल गुरुवर्ग অল আচার্য চতুর সম্প্রদায় সমস্ত বৈষ্ণববৃন্দ এম্প্রেদের কজলেস মেশিন অলসো আই অফার মাই প্রণাম টু হিয়ার শিবানন্দ প্রভু অ্যান্ড আদার ডিভোটিস অ্যান্ড প্রে ইউর কজলেস মেশিন হরে কৃষ্ণ হোয়াট টপিক শুড বি কে আর্গুমেন্টো ভোগিয়ামো Because something new, something old, so... Ci sono devoti anziani, devoti giovani, quindi non so bene di che parlare, ma... Per new. Per new, per nuovi. We can speak about our mission in this planet. If every one of us have one goal, personal or general. General goal. What is the goal of our life? Qual è lo scopo della vita? So this will be the topic. Questo sarà l'argomento. Ok. We are working in this world for getting only happiness. Noi ci muoviamo in questo mondo, lavoriamo in questo mondo solo per avere la felicità. Mi sentite? Sì, sì. Chiaro, che non c'ho voce. No, dei. Everyone have a desire that how I will get happiness. E tutti hanno il desiderio di capire come poter essere felici. One is practicing job, one is business, one is stealing, and one is doing cultivating. So everyone have only one goal to get happiness. C'è una persona fa business, una persona lavora, una persona ruba, una persona coltiva, ma lo scopo comune è che tutti vogliono essere felici. So they are thinking if money will come, then we will be happy. E tutti pensano quando avremo soldi allora saremo felici. So for money we are working. Quindi noi lavoriamo per soldi, per fare soldi. But those who have no money, they are thinking if I have will be mon I will be have money I will be happy. E coloro che non hanno soldi pensano quando avrò soldi sarò felice. And those have a little money, then they are thinking who is very rich man, then he is the more happy. E quelli che hanno pochi soldi pensano chi è molto ricco è più felice. And those have a small car, they are thinking if I will have fast car with so many. Condition there like 80,000 euro one car, so I will be happy more. E quelli che hanno una macchina piccola, se pensano che quelli che hanno la macchina da 80.000 euro sono più felici. Then we ask them, are you happy? Allora gli chiediamo, sei felice? No, I don't feel happy. No, non mi sento felice. I need more. Ho bisogno di più. Then we ask Hitler, who is happy? I think who is minister of this country, he is happy. Allora uno pensa, ma allora chi è felice? Penso che chi è ministro di questo paese sarà veramente felice. Then he went to ask to minister, are you happy? Allora uno va a chiedere al ministro, ma sei felice? Minister, no, I am not so much happy. Il ministro dice, no, non sono molto felice. As comparing to prime minister. In paragoni col primo ministro. So... Prime Minister ask Prime Minister, are you happy? Uno va a chiedere al primo ministro, sei felice? No, who is controlling of whole Europe? He is the more happy. Quello che controlla tutta l'Europa, lui sì che è felice. You ask the whole Europe who is controlling the president of Europe. You ask him, are you happy? E se uno va da colui che controlla tutta l'Europa, ma sei felice?
He told, no, no, I am also controlling by America, so I am not also. No, perché io sono controllato anche dall'America, quindi non sono felice. So, if you go to ask the president of America, are you happy? Se uno va a chiedere al presidente dell'America, sei felice? No, I am also not happy. No, non sono felice. Who is more happy? Ma chi è il più felice? I think I heard something about heaven. In heaven some demigods are living. I think they are more happy than us. Ho sentito parlare dei cieli, del paradiso. Penso che chi stia lì sia felice. You go to ask to heaven, are you happy? E uno va a chiedere agli abitanti del paradiso, siete felici? They told, we are also not happy. Our king is more happy than us. Noi non siamo tanto felici, il nostro re è più felice di noi. Indra is the king there. Indra è il re dei pianeti celesti. So, you went to ask to Indra, are you happy? Uno va da Indra, ma sei felice? You know, I have so many enjoyment things. There is no problem for me to enjoy. But you know, I have a limit period. After this 71 Chaturjuga, I will go and another Indra will come. So I am always suffering for this. Tanti elementi per vedere, ma il mio tempo è limitato. Dopo 71 yuga dovrò andare via, un altro Indra arriverà. So who is happy? Quindi chi è veramente felice? Then he told that there is a Brahma who is creating this world. Creator of Brahma, the God is Brahma, he is happy. Dice, ma allora chi è felice? Allora è Brahma, che il, diciamo, il Dio, che controlla, il creatore di questo universo, lui sì che è felice. Then I went to ask to Brahma, Brahma, are you happy? E uno va da Brahma e gli chiede, sei felice? Brahma said, you know, I am happy, but you know, I am also have a limit period. Dice, io sono felice, ma anch'io sono molto limitato, ho un periodo limitato. In my one day, there is 14 Indra going and 14 Indra coming. In un mio solo giorno vengono e vanno 14 Indra. Comparing to Indra, I am more happy. Quindi sono più felice in paragone ad Indra. But I am also 100 years old. Ma anch'io ho solo 100 anni di vita. After that another Brahma will come. Dopo questi 100 anni arriverà un altro Brahma. So I am also not happy. I am also suffering, always thinking that. Anch'io soffro perché penso sempre quando finirà. So who is happy? Quindi chi è felice? I think Lord Vishnu is happy. Io Krishna penso is happy. Che Krishna, il signor Vishnu, sia felice. Then they ask to Krishna, Krishna, are you happy? Allora vanno da Krishna e gli chiedono, sei felice? Krishna told, yes, I am happy, I am Satchidananda. Always happy is inside me. But if I think more happy than me is my devotee. Dice, io sono felice perché sono Satchidananda, la felicità è dentro di me. Ma io penso che chi è più felice di me è il mio devoto. Who is remembering me, who is chanting my name, and who is listening my pastimes, I think they are more happy than me. Quindi chi pensa a me, chi canta le mie glorie, chi ricorda i miei passatempi, penso che siano molto più felici di me. Among all devotees of mine, Radharani is the best my devotee. E tra tutti i miei devoti, la migliore è Radharani. And you know, always I am also trying to become Radharani because to get this happiness. E io anche cerco di diventare Radharani per ottenere, per gustare questa felicità. So the main point is here, we are discussing this. Happiness is only if we become the devotee of Supreme Lord. Quindi il punto di tutta questa discussione è che la felicità avviene solo quando diventiamo devoti del Signore. Devoti means what? E cosa significa essere devoti? One is devotee of money. Una persona può essere devoto ai soldi. One is devotee of alcohol. O devoto all'alcol. One is devotee of father. Uno è devoto al padre. One is devotee of mother. Oppure alla madre. One is devotee of brother. O al fratello. But this devotees we are telling devotee of Supreme Lord. Ma stiamo parlando dei devoti del Signore Supremo. Devotee means whatever one person tell, if he will listen, that is the devotee. Allora, devoto significa che tutto quello che noi diciamo, se quella persona ascolterà, quello è il devoto. Whatever mother saying, if the child's son is accepting that he is the devotee of mother. Quindi qualunque cosa la madre dica, se il figlio l'accetta completamente, quel figlio è un devoto alla madre. Similarly father, similarly brother, similarly desabhakta, like for country, for society, for village. Also, no. Questo vale per padre, madre, società, famiglia, nazione, è lo stesso concetto. And those are devotee of money. Whenever you will tell to them, I will give you 100 euro, you come. Immediately you will go. E dice, chi è devoto ai soldi, se gli dici ti do 100 euro, arriveranno subito. And he will not think anything what will be happen there. Just I need money.
Non pensano a niente di quello che potrebbe succedere, hanno solo bisogno di soldi. Similarly, who will become the devotee of Krishna? Wherever Krishna will, I will get Krishna, I will go there. I don't think anything will be problem or something will happen. Così chi è devoto a Krishna, ovunque Krishna sia, lui andrà e non gli importerà quali saranno le conseguenze. So, the happiness is there if we are believed and we surrendered on the lotus feet of Lord Sri Krishna, then we will get happy. Quindi la felicità è solo se crediamo e ci rendiamo i piedi loto di Krishna. Allora, solo allora saremo felici. Bhaktivinoda Thakur wrote one song, composed one song. Jiva Krishna Dasa e Biswasa Korile to ar dukkha nai. Jiva Krishna Dasa e Biswasa Korile to ar dukkha nai. We have a dukkha. Dukkha means suffering. Noi abbiamo dukkha, che sarebbe la sofferenza. But up to that point, that day we have suffering, up to when we not believe that I am the servant of Krishna. Allora noi soffriremo fino al giorno in cui capiremo e crederemo che siamo servitori di Krishna. So when we will decided, when we decided I am the servant of Krishna, from that day we have no suffering. Quindi quando noi decideremo che siamo servitori di Krishna, da quel giorno in poi non soffriremo più. So, suffering, one Maharaj said, when one person took initiation and he told to his Gurudev that from today I am the servant of Krishna. Quando una persona prende iniziazione e dice al suo Guru, da oggi in poi sono servitore di Krishna, that day he liberated. Da quel giorno in poi lui diventa liberato. So if that the liberated, what is necessary to chant more and more to practice these things? Quindi se da quel giorno lui è liberato, allora perché dobbiamo praticare costantemente, cantare, ascoltare, fare varie attività? Because we have to kala khepanam. Kala khepanam means we have to time pass. We have to make time pass. Perché dobbiamo impegnare il nostro tempo. We have to wait our the death time. Noi dobbiamo aspettare il momento della morte. So up to death we should not do other work. Quindi fino alla morte non dovremo fare altri tipi di attività. Up to the last breath of our life always we have to chant, listen and think about Krishna. Quindi fino alla fine della nostra vita, fino al nostro ultimo respiro, dovremo cantare, ascoltare e pensare a Cristo. For an example, per esempio, Narada in previous life he was a cowherd boy. Quindi Narada nella sua vita precedente era un pastorello. And when he born of his father dead. Quando lui nacque suo padre morì. So his mother has no job, just he was cleaning and sweeping the houses of other person. And he getting something from that he was surviving. E la madre non aveva veramente un lavoro, lei spazzava e si prendeva cura della casa degli altri, con quei soldi sopravviveva. As he was 5 years old only, he was also going with mother to that family, in which family his mother was cleaning utensils and sweeping. Quindi siccome lui era piccolo, aveva 5 anni, accompagnava la madre quando lei andava a lavorare. So after some day, some saints are came to this family. Quindi dopo qualche giorno arrivarono dei santi che furono ospiti di questa famiglia. And they stayed in their house 4 months. E stettero, rimasero in quella casa per 4 mesi. So every day this boy, at that time boy was like 5 years old. Quindi in quel periodo di tempo quel bambino che aveva 5 anni. So every day he was going there, mother was working. So he was sitting with the saints. Quindi lui accompagnava la madre mentre la madre lavorava, lui si sedeva con questi santi. So what they were always discussing about Krishna. Loro parlavano sempre di Krishna. So he was listening. E lui ascoltava. And he felt more happy to listen more and more about these things. E più ascoltava, più diventava felice. And when the saint saw
that he is more interesting boy. So after they eat, whatever the remaining the prasad, they were giving to this child. Quindi quando questi santi videro che questo bambino era molto interessata, quello che rimase di quello che avevano mangiato, del prasad, lo diedero a questo bambino. The boy was also so good that he also, when the saints were going to sleep, he was trying to massage them. E questo bambino era così bravo che quando i santi andavano a dormire cercava di massaggiarli. So when they became very happy to this boy, their saints, and this boy got attachment to the saints. Quindi questi santi erano molto soddisfatti di questo bambino e il bambino si attaccò molto a questi santi. Then after 4 months, the saints were leaving that house. Quando dopo 4 mesi questi santi stavano andando via, this boy also started to cry to go with them. E questo bambino cominciò a piangere perché voleva andare con loro. But they told, no, no, your mother is alone and you are also 5 years old only and we cannot take care of you, we are always traveling. Dice, ma loro dissero, no, non puoi venire, c'è solo 5 anni, sei con tua madre e poi non possiamo prenderci cura di te perché viaggiamo sempre. You stay with your mother, one day Krishna will arrange, you leave the house. Rimani con tua madre e Krishna arrangerà che un giorno potrai andare via di casa. But in the meantime, we are giving you one mantra, that mantra always you chant. Ma nel frattempo ti daremo un mantra e canta sempre questo mantra. So they told Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. So this boy anyway became little happy. Okay, I will chant day and night this. E questo bambino diventò un po' felice e disse, va bene, canterò questo mantra giorno e notte. So they, after the event, he was always was chanting Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. E quindi lui cantava sempre il mio mantra. Then after some day, his mother was going there, have one car. E un giorno la madre with a car. They have one cow. A cow, avevano una mucca. So one day early morning, before night, before day, sun arises, there is some little dark. She went to take milk from the cow. Allora questa mamma aveva una mucca e prima dell'alba andò a mungere la mucca. But as it was dark, his mother could not able to see there was one snake. On that snake, her feet was put. Allora, siccome era scuro, la madre non vide che c'era un serpente e lo pestò. So the serpent bite to the mother. Quindi il serpente morse la madre. And his mother dead. E quindi la madre morì. He started to cry. E lui cominciò a piangere il bambino. And by the help of villagers, they made ceremony. E con l'aiuto degli abitanti del paese, del villaggio, fecero una cerimonia. And he was always crying, what I have to do now, I have no father, my mother also dead, just I am a child, how I will survive. Like he was thinking, then what he had listened from the saints, now he memorized it. Allora lui pensava, questo bambino, non ho più mio padre, non ho più mia madre, adesso che faccio? E poi cominciò a ricordarsi di tutte le istruzioni di questi santi. He heard from the saints that this world, this life is like a dream. E lui aveva ascoltato da questi santi che questo mondo, questa vita è come un sogno. This life is like a movie. E questa vita è come un film. Someone is acting like a father, someone is acting like a mother. Someone is acting like a sister or brother in one movie. In another movie, the same person is acting like another role. Allora, qualcuno ha il ruolo di padre, qualcuno di madre in questo film. E poi in un altro film la stessa persona ha altri ruoli. So, if we see, we become crazy. Oh, in this picture he was his wife. Now, another picture, how come he became sister? Dice, noi vediamo in un film che quella stessa attrice era la madre e poi in un altro film diventa la sorella. But this is like also in our life. Ma questo è la stessa cosa, avviene nella nostra vita. Who is now our son? Chi adesso è il nostro figlio? Who is now our father or mother? Il nostro padre o madre? In the next life they will not anymore. Or maybe. Nella vita prossima non lo saranno, o forse sì. There is no guarantee. Ma non c'è garanzia. Also previous life
There is another relation. Magari nella vita precedente avevamo un'altra relazione con loro. So this bath we are taking according to our previous activities. Quindi questa nascita la otteniamo in accordo alle nostre attività precedenti. In the next life, who donated very much in next life, he is getting birth in rich family. Allora, se in una vita passata siamo stati molto generosi, la vita dopo nasceremo in una famiglia molto ricca. Who not donating others? Chi non è stato generoso, non ha fatto nessuna donazione, In next life, la vita dopo he is born in a poor family. e nascerà in una famiglia povera. Who is giving knowledge freely to others? Chi dà la conoscenza liberamente a tutti, agli altri? In next life he becomes very wise person, intelligent person from burning. Allora, la vita dopo, sin dalla nascita, sarà una persona molto saggia e intelligente. Then if someone taking only service of others and not give helping to him, next life he will come as a son of our. Sono? Sono Paolo. He will come as my son. Ah, ok, allora se una persona riceverà solo e non darà niente, la vita dopo diventerà nostro figlio. Because I have to pay for food, I have to pay for clothes, I have to pay for house, everything I have to serve him. Because he served me, I did not need it. Allora, quella persona diventerà figlio di quello che gli ha sempre dato, perché praticamente, no, aspetta, diventerà figlio, com'è? Mi sono confusa. Sì. Siccome Allora, non ha mai diventerà, dato niente, come? siccome non ha mai dato Non ha mai dato niente, niente, diventerà figlio di quello da cui di ha quello da ricevuto, cui ha ricevuto. E così deve essere So mantenuto. this is called Runan Questo è chiamato Rural Bandhana. Runa Bandhana. means debit. Rural è Runan debito. Bandhana means binding. Bandhana è legame. Whatever we are doing, everything is recording. Quindi tutto quello che noi facciamo è tutto registrato. So if we forget also, Lord Krishna will arrange for next life to be clear that. Quindi anche se noi ci dimentichiamo, il Signore Krishna arrangerà che la vita dopo potremo essere liberi dal debito. Liberati dal debito. So this is this he remembered this boy and he understood that it was my karma. Now my no father, no mother, but this is the good moment I have to leave the house. Allora lui si ricordò che anche se non aveva padre e madre, questo era il suo karma ed questa era l'opportunità di lasciare casa. So, without telling villagers, he left the village. He went to one dark forest under a banyan tree. He started to chant the mantra what the saint gave to him. Quindi lui non disse niente ai suoi compaesani, lasciò il villaggio, andò in una foresta scura, si mise sotto un albero bagnano e cominciò a cantare il mantra che gli era stato dato dai santi. E He chanted with very concentrately. lui cantò in modo molto concentrato. And so Lord Krishna appeared in front of him. E Krishna gli apparve. And he became so happy and could not believe it and he fell down unconsciously. E lui diventò così felice da non credere, neanche ci poteva credere, che svenne. Then he came in conscious, he could not able to see again more Krishna. E quando lui riprese coscienza, Krishna non c'era più, non lo poteva più vedere. Krishna was disappeared from that place. Krishna era scomparso. So he started to cry. Allora cominciò a piangere. Oh Krishna, now I cannot live without you. Dice, Krishna, non posso vivere senza di te. Like a fish and water. È come un pesce e l'acqua. If you bring a fish from water, he will die. No need to die. Se tu prendi il pesce e lo porti fuori dall'acqua, quel pesce morirà. So now without you, I cannot survive. Quindi senza di te io non posso vivere. Please, again, I want to see you. Please come and see, show me your form. Per favore, ti voglio vedere ancora, mostrati ancora a me. Then there was Krishna not came. He spoke from sky. E Krishna non venne, ma si udì la sua voce. Mama drastum iha arhati avipakva kasayanam durdoso aham kujoginam. He told, Oh child, oh boy, oh nishpapa boy, you have no sin, but you know, you cannot see me anymore.
Dicevo, bambino, che sei senza peccato, non mi potrai più vedere. Then he asked, why I cannot see you again more? Allora il bambino chiese, perché non ti posso più vedere? Because you are kujogi, you are not perfect yogi. Perché, gli disse Krishna, non sei ancora uno yogi perfetto. And abhipakko, and your sadhana is not practiced perfectly till now. E il tuo sadhana non è praticato alla perfezione, non è ancora raggiunto la perfezione nel sadhana. And still now inside you, you have some desire. E dentro il tuo cuore ci sono ancora desideri. Like kama, krodho, lobho, moho, mada, maccharya. These things till now in something inside you. Come l'avidità, la lussuria, la pigrizia, insomma tutte queste cose sono ancora nel tuo cuore. So you cannot see you anymore. Quindi non mi puoi vedere più per adesso. I don't show my form to them, those have this type of kama, krodho. E io non mi mostro a quelle persone che hanno ancora queste cose nel cuore. Then this boy complained, if I am kujogi, if I am imperfect, how come you show me, I am able to see you? Allora il bambino disse, ma se allora io sono così imperfetto, perché ti sei mostrato a me? Krishna said, sakrut ja darshitam rupam etat kama ayate anaga mat kamah sanakai sadhu sarvan mruchanti hruchayan. Krishna said, sakrut ja darshitam rupam, once I saw you form, because of your not your practice. Allora Krishna disse, io mi sono mostrato a te non dovuto alla tua pratica. From my side I saw you. Io ti ho mostrato, mi sono mostrato a te solo per la mia misericordia. I wish to see, saw you, just so I saw my form. Io ho deciso di mostrarmi a te, così mi sono apparso di fronte a te. Because you don't know, if you see me, how much happiness there. Perché io sapevo che se mi avessi visto saresti stato molto felice. Then you will get this happiness by looking me. Then always you will think, next time when I will see, when I will see. When I will see, other things will not come in your mind anymore. Quindi siccome sarai così felice nel vedermi, quando io non ci sarò più, tu starai sempre a pensare, quando potrò vederti. E quindi nella tua mente non ci sarà nient'altro, tutto il resto sparirà. So to make you pure, to destroy your other desires, I show my form to you. Quindi per renderti puro, per distruggere questi altri desideri, mi sono mostrato a te. But now, till you have to wait, up the next kalpa. Ma devi ancora aspettare fino al prossimo kalpa. You cannot see anymore in this life. Non mi potrai più vedere ancora in questa vita. But you have to practice your bhajan. Ma devi praticare il tuo bhajan, le tue attività spirituali. Namani anantasya hatatrapa. Namani anantasya hatatrapa. Smaran guihani tasya lilaha. Namani anantasya hatta trapa pathan guihani bhadrani krutani cha smaran gan parjatam tushtamana gatasruha kalam pratikshan amado vimachara. The meaning is, you have to do like this now. Namani anantasya hatta trapa pathan. Ananta means Krishna Sanatana name. Quindi questo Ananta è un altro nome di Krishna. So you have to chant his name without any shame. Quindi devi cantare il suo santo nome senza nessuna vergogna. Don't shy to make tilak. Non ti vergognarti di farti il tilak. Don't shy to do like a devotional dress. Non vergognarti di indossare abiti devozionali. And don't shy to be chant Krishna Nama. E non essere, non vergognarti di cantare il nome di Krishna. Never think that someone will complain me if I chant like this, me people will tell me he's like a crazy. Non pensare a quello che dicono, pensano gli altri, che se io canto così gli altri penseranno che sono pazzo. If people, all the people can tell us that she is crazy or he is crazy, is no matter. Se la gente pensa che io, lui o lei siano pazzi, non ha importanza. If Krishna will tell he is crazy for this material things, that is the most important, we are crazy. Allora, se invece Krishna dirà quella persona è pazza per queste cose materiali, allora veramente saremo pazzi. So, hatatrapa, we have to
not to shy or do this practice these things. Quindi non dobbiamo vergognarci di fare le nostre pratiche spirituali. Namani anantasya hatta tapapathan guihani bhadrani krutani cha smaran. And we have to listen, we have to remember the pastimes of Krishna. E dobbiamo sempre ricordarci dei passatempi di Krishna. While chanting, we have to remember Krishna's beauty and Krishna's pastimes. So, if we don't listen Krishna's pastimes, if we don't read, how we will know? Allora, quando cantiamo, dobbiamo sempre meditare sui passatempi di Krishna, perché se non li ascoltiamo e non sappiamo, cioè se non sappiamo questi passatempi, come facciamo a meditarci? So, we have to listen and we have to read about Krishna. Quindi dobbiamo ascoltare e leggere su Krishna. Namani anantasya hatatapapathan guihani bhadrani kurtani cha smaran gam parjatam. Don't stay in one place. Non rimanere in un posto solo. Always travel. Viaggia sempre. Not for family life. This questo is for non è per sannyasi. Famiglia, questo è per coloro che fanno vita di rinuncia. Because if you stay in one place, you will be attachment for that house. Perché se tu rimani in un posto, diventerai attaccato a quel posto, a quella casa. So, always have to travel. Quindi viaggia sempre. Gan parjatam tushtamana. Wherever you go, whatever you will get, maybe food, maybe something, cloth, whatever you get, maybe more be less, or maybe no, maybe something that you did not expected you get, always satisfied. Allora, sii soddisfatto sia che ricevi molto cibo, che poco, che quello che non ti aspetti, ma rimani sempre soddisfatto. Tustamana, gatasproho, no any expectation, I want this, never expectation. Non aspettarti niente da nessuno, non avere desideri. Gan parjatan tustamana gatasproho kalam pratikshan, and you wait when your death will come. E aspetta la tua morte, quando arriva la tua morte. Never make suicide. Non ti suicidare. Because this is valuable life, we have as much as we practice, it will be more helpful to us. Allora, perché questa vita è piena di valore, più pratichiamo, più riceveremo aiuto. Kalam pratikshan amado. And don't be, amado means proudness. Oh, I am good, I am like this, I am like this. Never think like this. Always think, I am the very insignificant in this world. Allora, non essere amato, che significa non essere orgoglioso di essere questo o quello, ma senti sempre di essere insignificante. There is more and more devotee are here. Ci sono tanti devoti più grandi di me. You don't think that I am the great devotee, I saw Krishna. You don't never think like non this. Non pensare che sei un grande devoto perché hai visto Krishna. Non pensare, non avere questi pensieri. Then Krishna will destroy your... Perché allora Krishna distruggerà quell'orgoglio. Your egoness. So, amado bimacchara. And bimacchara means never be envidious to other. E bimacchara significa non essere invidioso degli altri. Envidious is one type, macchara is another type, literally. Allora, mazzaria e quest'altra è un altro tipo di invidia. Macchara means when I saw someone have a good situation, I cannot tolerate it. Ammazzare significa che quando vediamo qualcun altro che ha una buona situazione non possiamo tollerarlo. Tolerate, he is not satisfied there. He is making something that to pull him. Allora, non solo non è soddisfatto, ma cercherà di fare in modo di tirare giù quella persona. And to, in money, about in money or everything, he is thinking that how I will pull him and he will fall down. E lui pensa riguardo ai soldi e qualsiasi cosa, pensa sempre a come tirare giù quella persona e farlo cadere dalla sua posizione. So never do like this. E allora Krishna dice, non devi mai comportarti in questo modo. So in this way, he spent his life and the next kalpa, the Brahma second day started, that time Krishna made him Narada. Allora questo bambino trascorse tutta la vita così. E dopo il kalpa dopo, cioè il secondo giorno di Brahma, il giorno dopo di Brahma, Krishna lo rese Narada Muni. He made demigod. Lo rese come un essere celeste. He was an ordinary person. Era una persona ordinaria. But became a demigod. Ma diventò un essere celeste. How? Only by serving saints, listening from saints' mouth about Krishna pastime and chanting the mantra. Allora lui diventò, come mai diventò un essere celeste? Perché ascoltò i santi
cantò il santo nome e li servì. So in our life the best work, the primary duty is to chant Krishna name. Quindi la nostra occupazione principale in questa vita è di cantare il santo nome di Krishna. One day we will die. Un giorno moriremo. Only the human body is the valuable body. In this body only we can practice. E questo corpo umano è molto pieno di valore perché solo con questo corpo possiamo praticare. In other body we cannot do. In altri corpi non possiamo praticare spiritualmente. We cannot bring dog or cat here to listen Harikatha. Non possiamo portare i cani e i gatti qui ad ascoltare discorsi spirituali. And you cannot make you cannot tell to the dog or cat to celebrate Ekadasi Vrata. Non puoi dire ai cani e gatti di celebrare il digiuno di Ekadasi. Only human can bring a Vrata. Vrata means fasting. Without eat, without drink, without sleep, you have to stay. Solamente l'essere umano può fare questo vrata, che è un digiuno di acqua, di cibo e anche di sonno. So it is necessary to practice these things. Quindi è necessario che pratichiamo queste cose. You know, there is also we need to work, we have to take care of family, we have to survive life, but it is not our goal of life. Noi dobbiamo lavorare, prenderci cura della famiglia, sopravvivere, ma non è la cosa principale. Just it is to meant to survive to life only. Questo è solo per sopravvivere in questa vita. Without work we cannot eat, get money to eat, so we have to work, but it is not the goal of life. E non senza lavoro non possiamo avere soldi per mangiare, ma quel lavoro non è lo scopo della vita. Kamasya no indriya pratilabho. Kamasya no indriya pratilabho javat. Kamasya no indriya pratilabho. Jiveta javata. Jivasya tatpa jigyasa. In Kapil Dev Bhagavan told to Devahuti mother, Kamasya no indriya pratilabho. Whatever we are working and we get something profit from that money is not for only for sense gratification. Allora Kapila dice alla madre, tutti i soldi che guadagniamo, quei soldi lì non devono essere utilizzati solo per la gratificazione dei sensi. That money is for survive life. Quei soldi sono solo per sopravvivere. We need food, we need cloth, we need a house. Abbiamo bisogno di cibo, di vestiti, di casa. Not means I need two cloth, I will buy 10 cloth, 20 cloth every day, every morning, evening I will change. There is 100 shoes, I will change shoes and I will make 2-3 house to change like this. It is not for this. Dice, non è che uno ha bisogno di due vestiti e se ne compra 10 o si prende 10 paia di scarpe invece di una casa ce ne ha 3. Non è questo il punto. Just to survive life. Usiamo questi soldi solo per quello indispensabile. If you are telling like this, we will not enjoy our life. What is the meaning of this life? Allora, se uno dice, ma tu non devi godere di questa vita, allora qual è lo scopo della vita? So this, the life of, the meaning of this life is self-realization. E lo scopo di questa vita è l'autorealizzazione. Tappa jigyasa. Tappa jigyasa means who is God? Who am I? Where I was? After death, where I will go? What will happen there? What is this universe? For to know these things is life. Allora, sapere chi siamo noi, cosa eravamo nella vita passata, chi è Dio, dove andremo, cosa faremo lì, questo è lo scopo della vita. So we need the, our life, the goal of life to always have to think to know God and to know ourselves. Allora lo scopo della vita è conoscere Dio e conoscere noi stessi. It is the goal of life. Questo è lo scopo della vita. Janama safalatar Krishna darshana jar bhagye hoi ache kobar. His life became successful who able to see Krishna in his life, in this life. Allora una persona avrà successo quando sarà in grado di vedere Krishna in questa vita. And Sukadev Goswami, Parikshit Maharaj asked to Sukadev Goswami, now I am going to die. Allora Parikshit Maharaj, che era un re, chiese a Sukadeva Goswami, adesso sto per morire. Because he did one mistake, he insulted one sadhu by putting snake, so his son cursed him, as you insult my father,
by putting a dead snake on my father's neck. So I am cursing you. On the seventh day, one snake will bite you, you will die. Allora, questo re aveva insultato un saggio mettendogli un serpente morto intorno al collo e il figlio di questo saggio lo maledisse e gli disse: siccome ha insultato mio padre, tra sette giorni un serpente ti morderà e morirai. So, now he knew he will die. Allora questo re, pare Cid Maharaj, sapeva che sarebbe dovuto morire. So, he left everything, family. Quindi lasciò tutto, lasciò la famiglia. And he went to Haridwar. Andò a Haridwar. And took Ganga bath. Si fece il bagno nel Gange. And he was asked there was many saints. He asked to them, what I will do now? E c'erano molti santi vicino a lui. Lui chiese loro, adesso cosa devo fare? Now I will die. Adesso sto per morire. This is a great question in our life. E questa è una grande domanda nella nostra vita. Now someone will come tell you that there will be one, they will throw one bomb here, you will die tomorrow. Se qualcuno viene e dice domani qualcuno getterà una bomba e moriremo. So what we will do? Che faremo allora? Run wherever you go, you will die. Dice se corri via, se te ne scappi, dovunque vai morirai in ogni caso. No, that my meaning is you will die here anyway. Tomorrow you know anyway you will die. Il significato di quello che dice Maharaj è che anche se sopravvivi domani, comunque dovrai morire un giorno. There is so many options are what to do. Ci sono molte istruzioni su cosa fare. As I heard when I was child, I heard maybe tomorrow something will happen, we will die. So the villagers, they are decided tomorrow we will die, so we have to make some more pizza, more food, nice food, so we will nicely eat before we die. Allora dice, magari una persona dice a degli abitanti di villaggio, domani morirete, allora questi qua dicono, ma facciamo una bella pizza, facciamo dei dolci, mangiamo bene, così moriamo felici. Someone thinking, no, tomorrow maybe I will die, I have to do this work, I will do this work. E magari qualcuno pensa, domani muoio, ma devo finire il mio lavoro. But this is actually not a real decide, ma good need decide. Questa non è proprio un'attività giusta. Because every day we are eating and something we eat more, what is the big Perché deal? Tutti i giorni mangiamo, se mangiamo un po' di più, dov'è la differenza? So Parikrita Maharaj, he was king, so he was a great devotee also. As he was cursed to die in seventh day, he became happy and he told that in seventh, I am so fortunate that I knew on the seventh day I will die. So I have to do a best work for me. Allora il re Parikshit era un grande re, un grande devoto, e era molto felice di sapere che dopo sette giorni sarebbe morto. E sapeva che doveva fare un'attività speciale in quei sette giorni prima di morire. You were maybe thinking why he became so happy? Uno potrebbe pensare, ma perché era felice di aver saputo della maledizione? Because you know one day we have to die. Perché in realtà dobbiamo tutti morire un giorno. And we don't know when we will die. E non sappiamo quando questo succederà. It's better if you know that after 5 days, 6 days you will die, so you will do some work that is necessary for your life. Allora, se invece noi sapremo che dopo 5-6 giorni moriremo, faremo un lavoro necessario per la nostra vita. But always we don't know when we will die, always we have so many desires. I will do this, I will make a house, I will make a bank account, I will make like this. Always we are thinking, on the thinking we are dying. E allora, siccome non sappiamo quando moriremo, pensiamo solamente a come avere una casa, avere un conto in banca, e mentre pensiamo queste cose moriamo. You know, if we had some desire and it not fulfilled, if we dead, to fulfill that desire, we have to take birth again. Allora, se noi quando moriamo abbiamo dei desideri insoddisfatti, dobbiamo rinascere per soddisfare quei desideri. I can tell you one particular experience in my life, one saint what he told me. A Maharaj racconterà di un'esperienza particolare che un santo gli ha raccontato. Once I was doing Churasikus Vrindavan Parikrama. Una volta stava facendo il Rajamandala Parikrama. On the way near Badrinath, I stayed with a sadhu for 15 days. Allora lui andò in un luogo santo di Vrindavana, a Badrinath, e stette con questo santo per 15 giorni. So I was cooking there for him and for me both. Io cucinavo sia per me che per questo santo. And
he was telling me we have to cook like this. E lui mi istruiva su come cucinare, cosa cucinare. Should not more. Non devi cucinare di più. Because it is sufficient for two persons. Perché è sufficiente per due persone. So I was as he in his direction I was cooking. Quindi io cucinavo sotto le sue direttive. On one day. I cook more. I did not know I'd cook more. E un giorno senza saperlo ho cucinato un po' di più. So something remained, some chapati. E quindi è rimasto un po' di chapati. And I kept in one place because I am full hungry before he is making sadhana. He is morning no breakfast, only eating lunch like one two. And I am like always hungry. So morning I need breakfast. So I kept in one place for breakfast. Allora questo chapati Maharaj lo mise da parte perché lui aveva sempre fame, il santo non faceva colazione, mangiava tardi, mentre Maharaj voleva fare la colazione, quindi si mise da parte questo chapati. Then next day, while we are taking lunch, I ate little because I already breakfast, so I could not able to eat more. They ask you, how come today you are eating less? Allora lui, siccome la mattina aveva preso questo chapati, che è pane indiano, allora al pranzo mangiò di meno, quindi questo santo gli chiese a Maharaj, perché mangi così poco oggi? I told yesterday some chapati was remained, so I kept for breakfast, I took breakfast. Allora Maharaj gli disse, ieri erano rimasti di chapati, li ho presi per colazione. He told it is not good. Allora questo santo gli disse, non va bene. I told why? Perché? He told me, now you kept chapati for next morning. Tu si sei tenuto il chapati per la mattina dopo. And you had a desire that tomorrow morning I will eat this chapati. E avevi questo desiderio, domani mattina mangerò questo chapati. If in the night you dead. Se la notte saresti morto. So for next to eat this chapati, again you have to born. Allora dovrai rinascere per mangiare questo chapati. You cannot liberate. Perché hai questo desiderio, non potrai essere liberato. So this is just is very sukma. Sukma means this type of thinking. Subtle thinking. Allora dice questo è un pensiero molto molto sottile. So to liberate these simple things are very necessary to think about this. Quindi per liberarsi questo tipo di pensiero è molto necessario. And there is also another story I read in Brajski Bhakta. There were two saints were living. Together, in one room. Lui ha letto una storia in un libro rasico che parlava di due devoti che vivevano in una stanza, vivevano insieme. And they were surviving by madhukari. E loro sopravvivevano chiedendo l'elemosina. Sometimes some rich person they are coming from Delhi or from other city, they are making bhandara, giving cloth and dakshina. E a volte delle persone ricche venivano dalle città e facevano delle grandi feste dove davano da mangiare, da bere dei vestiti alle persone sante. As they don't have to pay for electricity, for water, for house, for food, so whatever they get money in Dakshina, they are keeping in one place. Allora, siccome non dovevano pagare per luce, gas, elettricità a casa, tutti i soldi che ricevevano come donazione li mettevano da una parte. So one devotee among that, he kept some money in one place that no one can able to know. E uno dei due teneva questi soldi in un posto che nessuno però sapeva. And he dead. E lui morì. When he dead, he became ghost. E quando morì diventò un fantasma. And the other saint, one day he was going Govardhan for parikrama on the walking, on the because to walk maybe it need 3 hours, 4 hours. So he left at 2 a.m. from the Vrindavan to go Govardhan. Allora l'altro santo che viveva a Vrindavan vuole andare a fare il circonvolare Govardhana, però per andarci, siccome ci vogliono 4-5 ore, partì alle 2 della mattina. So on the way the ghost came. Allora sulla strada incontrò questo fantasma. And start to make fear this person, this e devotee. E cominciò a spaventare, cercare di spaventare questo devoto. This devotee was a Krishna devotee, so he did not care about this ghost. Asked, who are you? Why you are doing like this? Allora questo devoto, che era un devoto di Krishna, non ebbe paura e chiese al fantasma, ma chi sei? Perché ti comporti così? Then he told, you know, I am your friend, we were living together. Cioè, ma io sono l'amico tuo, vivevamo insieme. Oh, you are so nice doing bhajan
How come you became ghost? Dicevo, come tu avevi delle pratiche spirituali così, eri così bravo, com'è che sei diventato un fantasma? Then he told, you know, I have attachment for my money. And I dead. So due to attachment in my money, I could not able to liberate now. E dice, siccome ero attaccato ai miei soldi, non sono stato in grado di essere liberato e sono diventato un fantasma. So what can I do for you now? E che posso fare per te, gli disse l'amico. So you know, in this place, in that room, in this place, I kept money. And this money I kept for Bhandara, Vaishnava Seva. So in that, through that money, you make a Bhandara. And you ask to bless me all the sadhus, then I can liberate. Allora disse questo fantasma, disse, io ho tenuto quei soldi in quel posto particolare, li volevo tenere per spammare i santi, quindi fai una grande festa, dai da mangiare i santi e chiedili di benedirmi, così sarò liberato. And he returned, then he did bhandara, then they blessed all sadhu, he liberated. So the meaning is attachment. Quindi questo santo, questo amico andò, prese i soldi, fece questa festa e così questo fantasma fu liberato. Quindi il punto di Maharaj è l'attaccamento. This attachment is so strong in our life. If something you have attachment, we cannot liberate. Quindi l'attaccamento è così forte nella nostra vita che se ce l'abbiamo non possiamo essere liberati. So jadruchala ava santushta, whatever we get, just we have to think it is property of Krishna. Quindi qualsiasi cosa otteniamo dobbiamo sempre pensare che è proprietà di Krishna. Never we have to think that this house belongs to me, these children are belongs to me, and this money belongs to me. No, everything is belongs to Krishna. Quindi non dobbiamo pensare che la casa, i figli, tutto quello che abbiamo appartenga a noi, appartiene tutto a Krishna. Then we will not have so much attachment. Allora così non avremo mai molti attaccamenti. Our Guru Maharaj, never he kept money and nothing. Il nostro Guru Maharaj non teneva mai soldi. Whatever he was telling, whatever money we are getting in Dakshina, we have to make temple or print books. E lui diceva, ogni volta che ci danno soldi in donazione, dobbiamo costruire templi e stampare libri. So, in his life, complete life, only whatever he get, he did temples and printed books. Quindi nella sua vita, qualsiasi soldo, qualsiasi donazione ottenne, fece sempre, stampò libri e costruì templi. So, the goal of life is that we will get happiness, and because humans are wanted unlimited happiness, only we can get by serving Krishna, there is no other way. Allora, l'essere umano vuole una felicità illimitata, ma questo è ottenibile solo col servizio a Krishna, non c'è altro modo. So, you know, it is very hard to always remember Krishna and to practice Krishna. È molto difficile ricordarsi sempre di Krishna e praticare la devozione a Lui. The mind is disturbing through some food, or through some association, or through some environment. Mind is changing. La mente cambia a seconda del cibo che mangiamo, delle persone con cui ci accompagniamo e dell'ambiente in cui stiamo. Sometimes it is good, sometimes it is not good. A volte queste situazioni sono buone, a volte no. But for this we have to pray Krishna. Per questo dobbiamo pregare Krishna. And it need blessing of sadhus also. E abbiamo bisogno anche delle benedizioni dei devoti, dei sadhu. Otherwise it is impossible to stay in steady mind remembering Krishna. Altrimenti non è possibile avere una mente fissa nel ricordarsi di Krishna. So for this we need careful for food. Per quello dobbiamo stare molto attenti al cibo. We have to be vegetarian. Dobbiamo essere vegetariani. No intoxication. Non prendere intossicanti. No so much like spices food. Non troppe spezie, non troppo cibo speziato. Simple food, simple living. Un cibo molto semplice, una vita molto semplice. Still there is some point, maybe sometimes Krishna want to test, or sometimes due to association, maybe we saw some picture in a wall, when we are going, when someone told us, so our mind is becomes changed. Però a volte Krishna ci potrebbe mettere alla prova, magari vediamo delle cose esterne che ci disturbano, magari qualcuno ci parla, quindi a volte la mente può essere un po' deviata.
distratta. But it is a nature. Ma questo fa parte della natura. But if we surrender to Krishna and pray Krishna always every day and night, please Krishna help me, I want to be your devotee, I want to be sincere for you, but then one day he will listen and he will please. Quindi, ma se noi preghiamo Krishna sinceramente, per favore, voglio diventare tuo devoto, Krishna ci ascolterà un giorno, ci ascolterà e un giorno ci aiuterà. Also we need the blessing of sadhus. Abbiamo bisogno delle benedizioni dei sadhu, dei devoti. And the guru kripa is the most important point. E la misericordia del guru è il punto più importante. Without guru Krishna will not so bless. E senza il guru Krishna non ci benedirà tanto. Krishna in this planet coming as a guru and Vaishnava. Krishna discende in questo pianeta come guru e Vaishnava, devoti. And Krishna is speaking through guru. E Krishna ci parla attraverso il guru. So someone when someone becomes strong faith on guru Vaishnava word. Se qualcuno ha forte fede nelle parole del guru e del Vaishnava. Very easily he can get Krishna. Molto facilmente potrà ottenere Krishna. Otherwise it is difficult. Altrimenti è difficile. Ok. Hare Krishna. Any domanda? No question. No, non ci sono domande. Good. Hare Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ramo, Ramo Ram, Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna, Hare Krishna, 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 Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, 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 Hare Hare, Krishna, Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Krishna, Krishna, Hare Hare.
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.
Radhe, 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 Jai Jai Shri Radhe. Radhe, 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 Jai Jai Shri Radhe. Radhe, 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 Jai Jai Shri Radhe. Radhe, 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 Jai Jai Shri Radhe.
Rakshaka Siddhanti Maharaj. Hari 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 Bol.